Salve a tutti! Questo è un video di introduzione alla tavoletta grafica, a cosa serve, come funziona, quali sono le sue potenzialità. Ma cos'è una tavoletta grafica? Cos'è? Detta male, la tavoletta grafica è uno strumento che ti permette di poter agire sullo schermo del computer come se stessi usando un foglio e una penna, grazie appunto alle sue proprietà. Adesso vedremo come è fatta. Tavoletta, penna, un cavo. Bene, ora vediamo come funziona. In tavolette come questa abbiamo una zona che si chiama area attiva. A ogni punto di questa zona corrisponde un punto del monitor. Quando sposto la penna, il mouse, il cursore, si sposterà insieme ad essa. E quindi, a seconda di dove voglio andare a disegnare, colorare, fare quello che mi pare, vado, arrivo e premo. E vedete, si usa come una penna normalissima, proprio come se stesse disegnando su carta, solo che invece che guardare il foglio dovete guardare il monitor. Se esercitiamo meno pressione o più pressione, noteremo che il tratto varia a seconda di quello che facciamo. Vedete? Qui premo molto. Alcune cose su come si utilizza la tavoletta. Wow! Quindi adesso cominciamo. Ci sono molti modi differenti di disegnare su una tavoletta, ma vabbè, anche normalmente. C'è chi disegna avendo già la figura e poi semplicemente colorando, quindi sapendo già in partenza cosa fare o comunque cosa ottenere. Facciamo tipo lo schizzo. Non deve essere una cosa troppo precisa, ok? Tanto poi andremo a ripassarci sopra. Una cosa così. Ok, abbiamo il nostro schizzo di partenza. Poi faccio un nuovo livello. Il livello precedente, del livello precedente diminuisco l'opacità. E prendendo un pennello più preciso, vado sul nuovo livello, ingrandisco e vado a ripassare le linee che avevo fatto in precedenza. Vedete? Proprio normalmente. Ricordatevi di fare il nuovo livello, se no vi viene un pastrocchio. Io cancello molto spesso quando una linea non mi piace, proprio non ci sono problemi, non è carta e non state usando pennarelli. Andate ad aggiungere maggiori dettagli, via via che ripassate. Vedete, qui mi sono accorto che non sono simmetrici, quindi so che adesso li devo fare simmetrici.